Per essere felici bisogna saper decidere. E vedete che la felicità è un tutt'uno con l'amore, perché l'amore, di questo mi auguro di potervene parlare in futuro, ma l'amore è decisione, è ancor prima è scelta e decisione. L'amore viene definito un sentimento. Ma forse per qualche aspetto, ma l'amore non è un sentimento, l'amore è scegliere, l'amore è decidere. È nel nostro tempo, che è un tempo di indecisione, il nostro tempo non aiuta a scegliere. Questa nostra subcultura non ci aiuta a scegliere e a decidere, quindi non ci aiuta ad amare e non ci aiuta ad essere felici. Eppure c'è una capacità interiore che ce l'abbiamo tutti, una capacità interiore che ci porta a essere e ad avviarci, ad accogliere la felicità. È lo stupore, la capacità di stupirci, la capacità di lasciarci toccare dalla bellezza, la capacità di lasciarci stupire da un sorriso di un bambino, dal volto di un anziano, la capacità di lasciarci stupire da un'alba piuttosto che da un tramonto, oppure da una bella nevicata da cui poi può emergere un piccolo fiorellino, cioè lo stupore come meccanismo, come capacità che mi porta a essere felice. E lo stupore fa parte della nostra fede. Non c'è stupore senza vita. Ho letto, non l'ho mai incontrato veramente, l'ho conosciuto attraverso i suoi scritti, un grande uomo, un grande prete, che è un prete milanese, Don Luigi Giussani, ha scritto tanto sulla bellezza, sullo stupore della fede, ha scritto tanto sull'amore, sulla educazione, un vero apostolo dei giovani. Dicevo, ha fondato il movimento di comunione e liberazione, che oggi è diffuso in tutto il mondo. Vi voglio, come dire, voglio farmi aiutare da lui e voglio proporvi a voi qualche riflessione sullo stupore, sulla capacità di stupirci, sul tornare a stupirci. Certo, è bella questa parola, però lo stupore, come dicevo, è qualcosa che tutti abbiamo dentro. Ma siamo oggi bloccati. Quando il mio cuore non è capace di stupirsi, è perché è chiuso in se stesso, è perché è un cuore malato, è un cuore egoista, è un cuore che soffre, come direbbe Papa Francesco, di sclerocardia. Questa malattia, questa sclerosi del cuore che ci porta ad invecchiare, che ci porta a non vivere, che ci porta a non stupirci. Lo stupore come vivacità della nostra vita, lo stupore anche come dimensione religiosa, lo stupore come dimensione della nostra fede. Ma continuiamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.